fiamma al giorno, energia dell'11 di marzo, scegliete la vostra variante, stella, rosa bianca, angioletto, violinista. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie dell'11 di marzo per tutte le tre varianti. E allora, vediamo un po'. Ok, qua ci sono situazioni di coppie che sono bloccate, coppie karmiche, situazioni di coppie che, in cui c'è distacco, in cui si troverà una soluzione, proprio perché c'è una comprensione di ciò che vi sta bloccando. Oppure, se non è la vostra relazione, sono situazioni precedenti, quindi sono situazioni karmiche, ecco, si troverà il modo per sciogliere dei legami che ormai non sono più, come dire, animicamente utili. Ecco, si è imparata la lezione, quindi chiaramente si comprende come andare a risolvere la situazione. Ecco, c'è il sentirsi benedetti e anche meritare di uscire da situazioni poco piacevoli, poco, come dire, soddisfacenti, e quindi meritare qualcosa di più. Ricordatevi che lo spirito crea la materia, quindi quell'energia che state che siete, ecco, materializzerà per voi degli sblocchi. Quindi, in base a quanto lavoro interiore avete fatto, avrete i risultati del vostro lavoro. E qua, qua nuovi inizi, qualcosa si sblocca, tutti paggi. Qua sì, c'è proprio un nuovo inizio nella vostra vita. Cambiamenti, importanti occasioni, comprensioni profonde, situazioni che si sbloccano, cominciano a sbloccarsi. Non è un pieno cambiamento, ma è un seme di un cambiamento. Quindi è importantissimo capire che tutto ciò che volete sbloccare comincerà a sbloccarsi. Reclamate il vostro potere, perché ovviamente la nostra energia è quella che crea la nostra realtà, e quindi andrete a sbloccare di nuovo. Come sta dicendo, mi conferma lo sblocco. Eh sì, comincia a esserci uno sblocco proprio o nella vostra vita, perché se siete dei femminili mettete in atto ciò che desiderate, oppure qua c'è un maschile che arriva e comincia a sbloccare la vostra situazione d'amore. Angioletto, vediamo un po'. Tante spade. Allora, ci sono delle situazioni che ancora dovete andare a sbloccare, ci sono ferite, ci sono paure che dovete andare a quietare, quindi c'è ancora qualcosa che vi trattiene, però l'energia di manifestazione, guardate, l'energia di manifestazione, quindi state già manifestando dei cambiamenti importanti nella vostra vita. Liberatevi, appunto, guarite le ultime resistenze, siete sulla strada giusta, e mi stanno dicendo qua c'è proprio, come dire, c'è, focalizzatevi su ciò che brilla e non ciò che, appunto, è blocco. E qua, nella situazione di fiamme gemelle.